Per me è una grandissima soddisfazione che l'Ader di Pescara sia riuscita ad aggiudicarsi 27 milioni di euro sui 46 appunto del bando dedicato all'edilizia popolare e del piano nazionale di rinascita e resilienza. È un fatto straordinario perché se risommiamo alle attività che sono già in corso, dall'abbattimento del ferro di cavallo a Via Lago di Borgiano, alla riqualificazione di Via Rigopiano, alla nuova edilizia di Via Ciglia, ci danno il senso di un intero patrimonio di edilizia residenziale popolare che verrà riqualificato. Verranno abbattute le barriere architettoniche, verranno sistemate le fonti di approvvigionamento energetico, verrà data un'abitazione decente a tanta brava gente che la mattina si alza e va a lavorare. Ovviamente chi non ne ha diritto, chi pensa di poter occupare un alloggio pubblico magari per commettere reato, sa benissimo che con la legge non è recentemente approvata farebbe bene a lasciare immediatamente questo alloggio perché prima o poi sarà sfrattato. Il Covid ci ha insegnato che vivere dentro casa oggi ha bisogno di standard specifici. Creare delle cellette dove tenere dentro 4, 5, 6, 7 persone in alcuni casi è assolutamente irragionevole e non è civile. Pertanto anche l'edilizia residenziale pubblica può essere immaginata, progettata e realizzata dando degli standard di vivibilità compatibili con i tempi, ahimè, che viviamo oggi.